nostra delegazione del Movimento 5 Stelle è presente oggi a questo convegno organizzato dall'associazione ASUD e sponsorizzato dalla provincia di Roma, avente per argomento dallo sviluppo sostenibile alla giusta sostenibilità. Con noi c'è il nostro candidato a vice sindaco, il dottor Daniele Frongia del Movimento 5 Stelle, che sarà uno dei relatori dei vari gruppi politici che siederanno al tavolo. Siamo ben contenti di essere qui oggi, avremo modo di incontrare anche molte associazioni, con alcune delle quali direi almeno due terzi abbiamo già lavorato in questi anni sul territorio e nell'ultimo anno per il programma. Io approfitto proprio di programma perché in questo lavoro c'è una parte molto interessante sugli assi strategici e alcuni sono sicuramente molto interessanti anche per le nostre attività e per i nostri temi. Volevo quindi chiedere a Enrico Lupardini una sua opinione, per esempio sull'asse 1, nelle azioni. Al sesto punto abbiamo strategia alimentare attraverso la promozione dei mercati e dei prodotti locali. Sì, questo argomento è nel nostro programma che abbiamo completato proprio oggi e quindi noi sollecitiamo lo sviluppo di mercati rionali o comunque locali che possono rivendere all'interno del comune di Roma e della provincia di Roma prodotti della immediata periferia romana, e questo significa vorremmo attuare veramente quello che viene chiamato a chilometro zero, con indubbi vantaggi per la cittadinanza, e cioè un risparmio notevole nei costi di vendita dei prodotti perché abbattiamo completamente le spese di trasporto, e un aumento della qualità della merce che vendiamo perché è una merce che viene dal produttore, cioè dall'agricoltore, dal contadino, direttamente sui banchi del mercato e quindi sulle tavole dei nostri cittadini. Siamo qui in questo incontro dove abbiamo potuto constatare tutte le strutture e le associazioni che si occupano di questo argomento nel territorio del comune e della provincia di Roma. E la prima cosa che mi aveva balzato agli occhi è che nonostante ci siano quasi 2000 di queste associazioni che si occupano di aiutare le persone in difficoltà, parliamo di donne piuttosto che anziani, bambini o disabili, nonostante tutto questo c'è comunque bisogno di lavorare ancora molto per integrare, per fare in modo che queste persone vengano aiutate, c'è bisogno di creare un tessuto sociale, una nuova rete sociale che possa aiutare queste persone. A me ha colpito molto il fatto che sono state chiamate tutta una serie di associazioni che parlano, diciamo, di casi specifici, mentre invece credo che sia anche il caso di iniziare a integrare le diverse problematiche cercando delle soluzioni, appunto, che cerchino sinergie forti su tutte quelle che sono le problematiche. Quindi penso, come nel welfare, il cercare delle soluzioni per ad esempio i genitori separati che si impoveriscono e quindi che abbassano in maniera pesante il loro tenore di vita, deve essere strutturato con le stesse azioni che vengono ricercate nel proporre lavoro a chi lo perde, nell'integrare la distanza che è intergenerazionale, quindi nell'avvicinare le persone anziane con i giovani. Perché la nostra associazione ha ritenuto opportuno fare una ricerca sulla giusta sostenibilità? Crediamo che da una parte, diciamo, gli obiettivi di questa ricerca siano stati un po' cercare di capire, misurare, valutare e verificare quanto ci fosse di consapevolezza rispetto alle tante realtà sociali che agiscono e si mobilitano nel territorio provinciale di Roma, rispetto proprio alla interiorizzazione di un principio, che è il principio di giusta sostenibilità, ossia, in poche parole, quanto dell'agire di queste realtà sia orientato verso la costruzione di un nuovo paradigma, che è il paradigma della giusta sostenibilità, che cerca di superare il paradigma del vecchio concetto di sviluppo sostenibile. Grazie, allora Daniele Frongia, del 5 Stelle. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie all'associazione ASUD per l'invito che abbiamo accolto ben volentieri e alle associazioni presenti oggi. E partirei dall'inizio, dal primo paragrafo, sembra che sia terra bene comune. Questa suggestione è molto interessante, devo dire che riprende un po' i discorsi fatti da Salvatore Sentis e tanti altri negli ultimi anni. E questo è solo uno dei tanti elementi positivi che ho trovato in questo volume, per il quale vi faccio
i miei complimenti sia con il Movimento 5 Stelle, poi incidentalmente io sono anche dipendente dell'Istat, che mi abbiamo citato oggi varie volte, lavoro anche al sito del Misure del Benessere, quindi misure, indicatori, alternativi per valutare il benessere effettivo e la felicità addirittura di noi cittadini. Interessante anche la citazione dello spread ecologico, ecco quanto mi piacerebbe sentire al telegiornale anche qualche dato, qualche informazione non solo sullo spread economico ma anche su quello ecologico. E poi sull'impronta ecologica italiana, non più sostenibile da tempo, così come non lo è nemmeno quello del nostro territorio, compresa quindi la regione ma compresa anche la provincia. E sull'indicatore di giusta sostenibilità mi sono appuntato qualche riflessione. Bene, ben venga, è sicuramente un'ottima iniziativa, bene tutto quello che è misurazione e controllo del basso. In qualche modo è possibile pensare di far dialogare questo tipo di indicatore anche con altri, ho citato poco fa, ma è stato ripreso anche da altri, gli indicatori appunto del benessere. Supererei, se posso permettermi un consiglio, l'abbinamento stretto con quello che è il piano strategico della provincia, anche perché se non sbaglio era dal 2011, a leggerla oggi due anni dopo sembra un po' un libro dei sogni non realizzabile, non realizzato. Ben venga, come diceva prima Marica, l'IGS come strumento di indirizzo, questo deve essere il superamento dello stato attuale, strumento di indirizzo per i decisori, per gli amministratori e via dicendo, ma questo deve essere anche uno strumento di controllo, quindi l'IGS o l'IGS abbinato ad altri indicatori, uno stretto strumento di controllo per le amministrazioni e per la politica. Questo può sembrare distante dai problemi reali, in realtà avere uno strumento di controllo dal basso serve a evitare poi quelle che banalmente sono le bugie dei politici, serve ad evitare banalmente che Roma venga imbrattata da migliaia di cartelloni con percentuali sballate e numeri un po' al caso tirate qua. E per questo c'è bisogno di un cambiamento culturale, noi iniziamo a presentarlo ai cittadini romani proprio domenica quando illustreremo e faremo impegnare tutta la giornata.